Sesto mito, la democrazia è necessaria per assicurare una equa distribuzione della ricchezza e per fornire assistenza ai poveri. I sussidi e i servizi forniti dal governo non sono gratuiti, ma circa la metà di quanto oggi viene prodotto dal settore privato viene requisito dal governo per essere poi redistribuito, cioè per lo Stato sociale, il welfare state. Ma il sistema democratico permette davvero un'equa distribuzione? Il denaro va veramente proprio a chi ne ha bisogno? Magari fosse vero. Infatti la maggior parte delle sovvenzioni e degli incentivi finiscono nelle tasche dei gruppi di interesse. Infatti i gruppi di pressione sono sempre in cerca di finanziamenti, privilegi e poltrone. Vogliono tutti un posto riservato alla ricca tavola imbandita con i soldi pubblici. È un sistema parassitario che incentiva favoritismi e dipendenza. I gruppi di interesse privilegiati che traggono benefici sono già ricchi, sono agenzie per aiuti allo sviluppo, istituti bancari, grandi industrie e così via. Avendo accesso diretto alle stanze del potere, questi gruppi ottengono miliardi di euro in finanziamenti e sussidi. I principali destinatari netti dei soldi pubblici sono i funzionari statali che manovrano l'intero sistema e si fanno percepire come indispensabili. Perciò si attribuiscono volentieri generosi stipendi. I gruppi speciali di interesse approfittano e influenzano il processo legislativo per trarne vantaggio a spese della società. Quindi entrano in complicità con il mondo politico. Per esempio riescono a ottenere dazi e quote di produzione che avvantaggiano il settore, in questo caso agricolo nazionale o industriale nazionale, provocando l'aumento dei prezzi alimentari per i consumatori. Oppure i sindacati che mantengono alto il minimo salariale, ostacolando la competizione nel mercato lavorativo e creando disoccupazione. Oppure il sistema delle licenze che servono a chiudere le porte alla concorrenza indesiderata. Come mai gli elettori non si ribellano e protestano contro i privilegi concessi dai governi ai lobbisti e ai gruppi di interesse? Perché i vantaggi goduti da questi lobbisti superano di gran lunga i costi a carico dei cittadini normali. Per esempio, se viene introdotto un dazio di importazione, i produttori nazionali ne traggono un grande vantaggio, e anche lo Stato, ma il singolo consumatore soffre di un piccolo rincaro che non vale la pena impegnarsi in una protesta. Così i gruppi di pressione sono molto motivati a mantenere i propri privilegi, mentre al contrario un vasto numero di elettori sono troppo indaffarati o demotivati per protestare. Poi molte persone ignorano l'esistenza di questi accordi di favore concessi a gruppi di interesse e non si rendono conto che nel complesso tutti questi trasferimenti gravano pesantemente sulla popolazione e abbassano gli standard di vita. Dunque la gestione democratica degenera inevitabilmente in una macchina di redistribuzione che favorisce i soggetti più influenti e organizzati e più ricchi anche a spese di tutti gli altri. I gruppi di pressione dal canto loro ricambiano i favori ottenuti dal mondo politico, portando voti e impegnandosi a finanziare le campagne elettorali dei politici. Per esempio nei Paesi Bassi, tipico Stato sociale e democratico europeo, uno studio ha dimostrato che la classe media riceve benefici statali in misura minore delle fasce superiori, cioè le fasce superiori di reddito sono proprio quelle che godono in misura maggiore dei trasferimenti statali, quindi del trasferimento di ricchezza. Questo vuol dire che lo Stato democratico redistribuisce al contrario, cioè favorisce chi è già molto ricco. Molte persone temono che senza lo Stato democratico, istruzione, sanità, trasporti pubblici e tutto il resto, o se lasciati in balia delle forze del libero mercato, precludano l'accesso ai poveri, che non potranno più permettersi i beni e i servizi di primaria importanza. Ma in realtà il libero mercato ha sempre dimostrato di saper fornire ai poveri ciò di cui hanno bisogno. Per esempio pensiamo ai supermercati che soddisfano il più basilare dei bisogni, l'alimentazione. I supermercati mettono a nostra disposizione prodotti di elevata qualità a prezzi contenuti, offrendo ampia scelta e varietà. Questo grazie alla costante innovazione e la continua competizione. Il libero mercato ha aperto alle classi inferiori di reddito, come gli operai, anche tutta una serie di beni e servizi che prima erano appannaggio dei soli ricchi, come l'automobile, il computer, il cellulare, ma anche vacanze e viaggi. Per esempio, se la cura degli anziani fosse gestita privatamente, senza l'intervento dello Stato, ciascuno potrebbe scegliere quale servizio acquistare, a quale prezzo
ciascuno avrebbe anche molto più controllo sulle cure che riceve e sul prezzo che paga. Lo stesso se lo Stato non si intromettesse nell'istruzione, nella sanità, nell'assistenza sociale, la qualità dei servizi aumenterebbe e i prezzi diminuirebbero per la concorrenza. Immaginiamo infatti, quale sarebbe la qualità dei supermercati se fossero gestiti come la scuola pubblica. Ed è assurdo pensare che una manciata di esperti al Ministero possa davvero gestire in modo efficace settori complessi come la sanità e l'istruzione, con le loro continue riforme, leggi, commissioni, comitati, direttive e linee guida, infatti, hanno prodotto soltanto maggiore burocrazia e inefficienza. Al contrario, eventuali attori di mercato incompetenti non sopravviverebbero in un libero mercato. È per questo che la qualità dell'istruzione e della sanità migliorerebbero in un libero mercato senza l'interferenza governativa, grazie alla concorrenza. Sparirebbero burocrazie e liste d'attesa, si abbasserebbero i prezzi e migliorerebbe la qualità. Le persone incapaci di provvedere a se stesse verrebbero comunque sostenute e aiutate. Ma per questo non è affatto necessaria quell'imponente macchina di redistribuzione che è il sistema democratico. Sarebbero sufficienti le organizzazioni private e l'azione spontanea dei volontari, che in effetti in passato hanno dimostrato, nei secoli scorsi, di funzionare benissimo. Dunque, in conclusione, la democrazia non è indispensabile per aiutare i poveri e questo mito serve soltanto a coprire gli interessi particolari di coloro che realmente traggono profitto dal complesso meccanismo democratico di redistribuzione.